Ciao, oggi vi faremo vedere come si realizza Lino il cinghialino, la mascotte di Arte Green, in maniera sostenibile, realizzato con il cartone. Io sono Alicia e io sono Yolanda. Nostro progetto Arte Green si basa sull'arte riciclata, con materiali, soprattutto materiali riciclati, per sensibilizzare le persone sulle tematiche ambientali. Lino il cinghialino è diventato la nostra mascotte perché avevano realizzato dei quadretti sui cinghiali e, visto che le persone si erano proprio innamorati di lui, allora abbiamo deciso che doveva diventare la nostra mascotte. E insieme a lui potremo sensibilizzare e fare anche dei libretti sul riciclo, sull'arte e su tematiche ambientali, grazie anche alla sua simpatia. Si può realizzare in tanti modi, questo è uno. Con materiali davvero che tutti avrete in casa, però mi raccomando, ci vuole anche l'aiuto di un adulto. I bambini non possono realizzare da soli perché utilizzerete forbici o coltelli, sì. Insomma, riuscirete sicuramente a trovare i materiali per realizzarlo. Allora, materiale occorrente per realizzare lino. Cartone. Dipende quello che avete voi in casa e a seconda della misura, dello spessore che avete, dovrete tagliare le sagome, più o meno sagome, affinché lino possa stare in piedi da solo. Un pennello, due pennarelli, uno più fine e uno più grosso, color marrone, il colore bianco acrilico, le forbici o il coltello per tagliare il cartone a seconda dello spessore, colla vinilica e soprattutto la sagoma che potete scaricare nel link sotto. Il coltello, mi raccomando, che sia con la punta perché sennò si taglia male, quindi se volete farlo, i bambini volessero farlo, fatelo fare al genitore di tagliare col coltello con la punta. La sagoma, stampatela e tagliatela tutto intorno. E vi consiglio di tagliare o con le forbicine piccole piccole o col trincetto le parti interne, così saprete anche dove posizionare le strisce, l'occhio e le altre forme. Per le prime sagome prendete solo il contorno, non la parte interna di lino, e solo per la parte esterna e la parte interna vi serviranno anche le parti interne da ricalcare, così, con il lapis, in modo che poi potete anche cancellare e non vi rimarrà il segno. Così, e ora tagliatelo. Allora, se prendete un cartone molto spesso, vi conviene utilizzare il coltello. Se è anche fine, potete usare tranquillamente le forbici, non è un problema. Vi conviene appoggiare la sagoma su un tavolo, la parte esterna dove tagliate sta fuori. E ora, una volta finita, potete rifilare dove avete fatto errori con le forbici. Dovete fare la sagoma più volte finché non starà in piedi da solo incollandolo. Noi abbiamo usato un cartone molto spesso, ne bastano 8 o 7, dipende. Guardate anche quelle esterne che siano venute bene per poterlo fare più carino, che non ci siano dei scotch o delle scritte, perché tanto all'interno non importa, ma le parti esterne deve essere un pochino più bellino. Quindi allora utilizziamo ora la colla vinilica e noi utilizziamo qualsiasi cosa che possa essere utilizzata, come un pennello o un ramoscello, per poter prendere la colla e metterla sulla sagoma. E va fatto tutto su ogni sagoma, davanti e dietro, fino a che non sono finiti i pezzi. Fate attenzione soprattutto a non confondervi con le sagome che avete scelto come prima e ultima. Questa è quella che rimarrà la prima, e la mettiamo sopra. Poi la giriamo e continuiamo il lavoro.
Quando montate, fate attenzione soprattutto di essere dritto nella parte delle zampe, perché se no non sta in piedi, o comunque se no dovrete ritagliarlo per poterlo tenere in piedi da solo. Allora, arrivati all'ultimo. Incollate anche la parte esterna e aspettate che asciughi. E con le forbici magari ricontrollate che siano il più uguali possibile. Facendo una cosa artigianale è difficile che siano perfetti. Una volta asciugata la colla, fate la prova se il lino sta in piedi da solo. A noi sta, e quindi allora potrete iniziare a decorarlo. Noi l'abbiamo realizzato con i pennelli e con i pennarelli. Però voi potete anche prendere un cartoncino, riprendere la stessa forma e fare, diciamo, come interpretatelo come volete voi anche. Voi vi diciamo come l'abbiamo realizzato noi. Allora, prendete la sagoma che avete già tagliato, la mettete sopra, segnatevi i punti principali, perché non tutti vi consiglio di segnare, perché sennò sarebbe anche troppo fine segnare anche dove sono le linee piccole. Quindi le strisce, l'orecchio e l'occhio e la pancia bianca. Il resto dovete farlo un po' a occhio. Vedete quindi il pennarello più grosso e iniziate a colorare le strisce che avete segnato. Cercate di prendere un lapis, magari un HB, che non faccia troppa macchia, perché se no si vedrà troppo il lapis e quindi non verrà un effetto molto bello. Lasciatelo asciugare e prendete adesso il colore. Nella sagoma che scaricherete, il grigio sarà bianco, perché se no non l'avreste visto. Vedete, un pennello acrilico bianco e fate l'orecchio e la pancina. Lasciate asciugare il bianco e fate anche le zampine, sempre col pennarello grosso, e anche il musino. Fate anche la seconda striscia bianca nel musino. Prendete il pennarello più fine, che io ho anche preso uno più scuro, e fate l'occhio. Poi anche tutta la parte intorno, che questa è una cosa un pochino più difficile, starci un pochino più attenti, e fare anche le righine qua che definiscono la forma. Continuate a fare tutto il contorno e ora iniziate a delineare anche le parti bianche, la pancina. Fate quindi le zampe, delineate anche l'orecchio, fate anche l'orecchio. E poi la forma della testa. Una volta fatta questa parte, dovete fare la stessa cosa rigirando la sagoma, fare proprio uguale spiccicata, solo la parte opposta. E poi, come io ho già realizzato, ne ho realizzati altri, potete farle di più dimensioni, uno più grasso, uno più secco, dipende voi come volete farlo. Potrebbe essere anche più simpatico questo più alto, e potete anche divertirvi a usare altre tecniche, altri materiali, come piace più a voi. Divertirvi, prendere la sagoma più grande della mamma
e realizzare una famiglia di cinghiali. Se vi è piaciuto il nostro tutorial sul lino cinghialino, sul nostro mascot, allora iscrivetevi al canale YouTube, seguiteci anche su Instagram che vedrete tante piccole storie di Lino il cinghialino, anche non solo lui ma anche di altri animali, però lui, essendo la nostra mascot, è diciamo il protagonista. E mi raccomando, mandateci anche le vostre foto di come l'avete realizzato, perché siamo anche curiose di vedere cosa avete realizzato con il nostro progetto. Allora, al prossimo video, continuate a seguirci. Ciao!